In linea di principio dipende molto dall'orizzonte temporale dell'investimento. Sembra, sai, la classica domanda, la classica risposta interrogatoria, ma è effettivamente così, nel senso che tipicamente chi ha una logica di brevissimo termine certamente si deve associare al trend di brevissimo termine, che nello specifico è ribassista, ma è anche vero che chi invece ha una logica più di investimento, più di medio-lungo termine, sostanzialmente quando si vede una Eni sotto 7 euro, oggi considera che è chiusa a 6,95, piuttosto che una, che ne so, una Leonardo che sostanzialmente si è appoggiata a questa soglia, insomma si è appoggiata lì ai 5 euro, nonché una Saipem che da inizio anno perde più del 60%. Lì dipende un po' dal ragionamento che vuoi fare. Per essere concreti, io francamente, se avessi una logica di lungo termine, un inizio di ingresso su Eni sotto 7, lo farei volentieri. È chiaro che devi avere una logica di lungo in cui magari adesso ci metti il primo ingresso e poi pianifichi ulteriori ingressi, anche quello del titolo continua a scendere. Quindi l'ingresso frazionato in tanti, con tanti. Quindi l'ingresso frazionato, non entrare tutto e subito, ma entrare nel tempo, è una strategia che io mi sento di consigliare nel medio-lungo termine, anziché fare lo scommessone tutto e subito, entri frazionato. Quindi la risposta alla tua domanda è dipende dall'orizzonte temporale che hai. Se sei di lungo, per me, ripeto, alcuni titoli italiani diventano interessanti. Se sei di brevissimo, probabilmente è meglio, come dire, seguire l'onda ribassista e provare a cavalcarla con uno short.